Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio parlare insieme a voi, voglio farvi vedere delle cose che sono state scoperte relative alla patch 5.2 di Fortnite, una patch veramente molto molto interessante per noi videogiocatori e giocatori di Fortnite, ovviamente, perché introdurrà ovviamente il nuovo set di skin con tanto di picconi e deltaplani annessi, introdurrà ben 3 nuove armi e arriveranno, oltre a delle nuove modalità, anche dei nuovi oggetti consumabili che sono davvero davvero molto interessanti per i loro effetti. Oggi non andremo a vedere proprio tutto ragazzi, perché sennò sarebbe tantissima roba, ma ci limiteremo a commentare al volo insieme quello che mi hanno fornito ovviamente i ragazzi del mio team di data mining. Ringrazio come sempre il Fabione, il Litto, Aidin, Marco, tutta quella gente lì che mi manda le cose ambigue. Allora ragazzi, pronti? Mi tengo, mi raccomando, perché le robe sono carine ragazzi. 3, 2, 1, Aishashaya, guardalo, Xyuder, ma non è neanche un'immagine, non è, non è un'immagine, ma abbiamo una immagine, quindi non preoccupatevi. Queste ragazzi sono le nuove skin che arriveranno con la patch 5.2. Non sappiamo se la patch venga già installata nei nostri giochi domani, ci può stare martedì, come ogni martedì ci buttano dentro le patch violente, o altrimenti giovedì direttamente con un possibile downtown dei server. Adesso andiamo downtime dei server, andiamo a leggere dall'alto. Celestial per il maschio, abbiamo il Dur Burger Hero. Per chi aveva detto che non era vero, no ragazzi, il Dur Burger Hero arriverà veramente, che dovrebbe essere il tipo con la testa da panino. Andremo poi a vederlo meglio nel dettaglio. Due skin, maschile e femminile, Exercise, che dovrebbero riprendere, credo, gli anni 80 quando facevano gli esercizi davanti alla televisione. Me lo suggeriscono i nomi dei backpack che dopo vedremo. Fuzzy Bear Panda, che è una skin femminile che dovrebbe essere l'orsacchiotto colorato come il panda. I due Street Racer White, quindi non sappiamo, sono Street Racer, vuol dire corridore di strada, con una traduzione in italiano. Lo abbiamo sia maschile che femminile, e ragazzi, se è vero che come la femmina abbiamo il Fuzzy Bear Panda, come il maschio, raga, abbiamo il Sushi Chef. Non ho idea di come cacchio sia, ma sono molto molto curioso di vederlo. Guardate un po' raga, questa girava da un bel po' su internet, ma vi posso garantire che è vera ragazzi. Arriva, se non è così, sarà molto simile a questa ragazzi, arriverà l'omino Dur Burger, che mi sa sia pure una skin leggendaria. Andremo poi nel dettaglio con questi giorni, soprattutto in questa settimana, a pubblicarvi quante più notizie e quanti più leak possibili per darvi anche voi le informazioni riguardo a Fortnite. Avanziamo ragazzi, abbiamo ben 5 nuove emote, 5 nuovi balli. Abbiamo il ballo Aerobics, che dovrebbe stare ovviamente coordinato con le skin Exercise. Abbiamo il ballo Chug, non ne ho idea. Abbiamo il ballo Llama Bell, che vuol dire campana del lama, boh. Abbiamo Hot Stuff, che dovrebbe essere qualcosa di molto yeah, di una roba molto cool. E abbiamo il ballo Pump, che vuol dire pompa, ma non penso che sei lì che gonfi la pompa, nel senso non lo so con precisione. Per quello che riguarda i gliders, ovviamente sono indicati nello stesso nome delle skin, il Dur Burger Hero, Exercise, i due Street Racer e lo Sushi Chef. Dillo tu, Sushi Chef, senza dire Shashi. Molto difficile, si va avanti ragazzi con i PKX. La cosa particolare ragazzi è questo, il quarto PKX, che è stato, PKX sono i picconi, che è stato recuperato dentro i file della patch, che se non dico male
La patch 5.2 è già stata installata, ma non resa pubblica per chi ha iOS. Quindi dovrebbero averle estratte da lì queste informazioni direttamente dall'APK di iOS. E ragazzi, Wukong non sappiamo cosa voglia dire, perché sia stato inserito nella patch 5.2, ma sicuramente un senso ce l'avrà, lo scopriremo sempre più avanti. E ragazzi, chiudiamo con i back bling, che sono i nomi dei backpack che abbiamo delle nuove skin. Abbiamo gli 80s exercise, quindi il backpack degli anni 80, cosa potrà essere, una cartella credo, dei libri legati, questi sono gli anni 40 credo. Lo street racer white, lo Sushi Chef, il Durburger Hero e il Fuzzy Beer Panda. Ovviamente ragazzi, back bling sono uguali a quelli che abbiamo già visto. I gliders ovviamente non possono differenziarsi dai nomi, e quindi ragazzi, per il momento direi che sono state scoperte cose davvero interessantissime. Vi spoilerò qualcosina senza farvi vedere nulla, perché mi piacerebbe farveli vedere con le immagini. Ci saranno degli oggetti nuovi ragazzi, dei consumabili, alcuni anche relativi al Durburger, la Coca-Cola, le patatine. Poi saprete tutto bene quando avremo disponibili le immagini, che oltre ad aumentare shield e salute sembra che aumentino anche la velocità del personaggio. Beh ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video sui nuovi oggetti, sulle nuove item, sui nuovi outfit che arriveranno nella patch 5.2. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!